Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Twitch e su Star Wars Knights of the Old Republic. Allora, eravamo rimasti che siamo arrivati su Kashyyyk e praticamente siamo scesi, intanto abbiamo preso contatto con il leader degli Wookiee che però sembra assolutamente non curante del motivo per cui siamo qui. Anche se comunque gli dà fastidio perché siamo esseri umani, gli dà fastidio che siamo su Kashyyyk, però comunque sembra una situazione strana perché Kashyyyk è sotto praticamente copertura della Xerka Corporation, che ha schiavizzato gli Wookiee, e al leader degli Wookiee a quanto pare sta bene così. Zalbar, che è il Wookiee che ci accompagna insieme a missione, ha un conflitto perché questo leader è suo fratello sostanzialmente e sembra che abbia spodestato il padre di Zalbar, quindi il loro padre, come leader degli Wookiee. Comunque ci ha dato il permesso di scendere nel sottosuolo, ovviamente, quindi proprio nel terreno di Kashyyyk e compiere la nostra missione. Abbiamo fatto diverse cose, tra cui anche scoprire un anziano che non si capisce bene se è un Jedi oppure no, ma si trova lì sotto copertura praticamente. Abbiamo trovato comunque la parte di mappa che ci conduce ancora più avanti verso la ricerca della Starforge, e adesso siamo qui, ci siamo imbattuti in un gruppo di mandaloriani, stiamo cercando di scoprire cosa stanno facendo. Allora, piondiamoci di nuovo sulla nostra storia e andiamo avanti. Ragazzi, se i suoni sono troppo alti fatemelo sapere perché ho cambiato, come vedete, l'overlay e alcuni settaggi ancora sono un po' strani. Allora, qui è dove abbiamo scoperto la parte di mappa e adesso ce ne andiamo da qui e vediamo di tornare tutto indietro e scoprire anche i mandaloriani che cosa stanno facendo. Come state, coppia bollente? Tutto bene? Ottimo. Cosa fate di bello adesso in live? Ah, no, d'accordo. In realtà effettivamente non li ho trovati. Vorrei vedere un attimo la mappa. Dunque, Terre d'Ombra Superiori. Freyr, forse dovrei passare lì. Passiamo dove c'è scritto Freyr, vediamo cosa accade di qua. Siamo ripartiti finalmente a produrre. Stasera in live faremo qualche challenge tra noi. Il nostro pubblico ama l'interazione, anche se non ci dispiace fare gameplay. Ottimo. Sì, anch'io effettivamente ho passato il fine settimana a produrre un paio di video che usciranno, spero, durante questa settimana. Ci abbiamo messo parecchio tempo, effettivamente. Però siamo contenti del risultato. Ah, ve ne andate di là? Ok. Sì, la produzione, tramontaggio, eccetera, richiede tempo, ma una soddisfazione unica vedere il risultato finale, vero? Yeah.
qualcosa al volo, visto qualcosa al volo, ma come potete immaginare purtroppo il tempo non è moltissimo. Yes. Allora, Jolie e Juhani devono aumentare di livello. Facciamo il solito aumento automatico per questi personaggi secondari, di modo da non alterare, le loro caratteristiche peculiari. Sì, sì, capiamo, tranquilla, felice però che hai buttato un occhio. Qui non c'è niente. Però il personaggio con cui dobbiamo parlare è qui. No, calma, non è come pensi. He's almost feral after all this time. Calm yourself, Freya. We are friends. Don't you remember me? No, no, buono, buono, che ti ucciderò. Buono, un attimo di calma. Well, this may prove different. Facciamogli tutti una stasi. Sì, ma non lo voglio uccidere. Oh, ecco, basta. Non sono qui per ucciderti, ascoltami. Conosci Zalbar e Chundar? Mi chiamo Serena, sono venuta a Kashyyyk con Zalbar. No, egli mi segue a causa di un debito di vita. Esatto. Torna esattamente a cosa è accaduto con Zalbar. E infatti i conti tornano, già così. Così Zalbar venne esiliato. Quando hai appreso la verità? Saw him. I helped his pursuers lose him for a moment. Do you remember me now, Freya?
possiamo tornare un momento alle mie domande? Perché Chundar ti vorrebbe morto adesso? Che accade adesso? E come? Sono tutti dalla sua parte. E dove posso trovarla? Effettivamente l'ho già trovata, non ero sicura di cosa fosse. Ecco, prendila. Sono sicura che sia quella. Probabile. Dovremmo procedere con cautela. Va bene. Ottimo, quindi dovremo risalire e supportare Chundar nel suo combattimento. Il problema è che comunque sto ancora cercando i Mandaloriani, ma non li vedo. Vediamo, no, di qua non mi fa più proseguire. Ragazzi, io questo gruppo di Mandaloriani non li vedo, ho trovato gli speeder prima, ma non sono venuti fuori loro.
Ok. What is it? Ciao Chiara, bentornata. Allora, proviamo di nuovo a interagire con questi. Tutto bene, grazie. Tu come va? E niente, qui non c'è nessuno, perciò vabbè, andiamocene. Cosa fai di bello adesso, Chiara? Non li trovo. Vabbè, andiamo. Cerco di sistemare Stream Elements nel secondo canale, ma non capisco perché non vedo certe cose. Tipo cosa? I'm here. Comandi di base? Default comandi di default? Ah, non lo so, io i comandi di Streamlabs, sì, di Stream Elements non li uso. Cioè uso soltanto i post automatici. Ci siamo aiutati con il tutorial di uno youtuber. Sì, in effetti anch'io usai un tutorial su YouTube tempo fa per Stream Elements. Però mi serviva solo per attivare i comandi questi, cioè le scritte quelle automatiche. Come vedete, magari ecco qui in chat appaiono dei messaggi. Quelli li ho fatti con Stream Elements, anche se non lo scrive, non so perché. Già visto questo? No? Allora accolgo volentieri. Ok, ci siamo. Sì. Bene. Ah, ma mi attaccate? E che problema c'è? Non ho gli scudi. Anzi, no, metto questo, va.
No, aspetta. Ah, me l'ho bloccata, ottimo, bene. Allora. Niente, ok. Ma posso avere un po' di energia almeno? Anche Giovanni magari, grazie. Devo essere onesto, io OBS non l'ho mai impostato, cioè nel senso che uso OBS durante le live, uso Streamlabs, che è vero che è sempre OBS, ma... Guarda adesso. Ce la facciamo. Ce la potremmo fare, eventualmente, forse. No, non ce la facciamo. Bene così. Quello ho sentito che è comodo per fare live con tante webcam in contemporanea. Sì, si può fare eventualmente. C'è stato un momento in cui facevo delle live la sera in Just Chatting, dove montavamo anche dei Lego, che abbiamo dovuto interrompere, ragazzi, solo per questioni tecniche, niente di che. Però effettivamente avevamo tre cam per fare quella, anzi due cam per fare quella cosa lì, e veniva carino effettivamente. Riproviamo, Allora, magari non salite proprio sulle mine. E poi, se dico attivate gli scudi, per favore, non è che lo dico a caso. Comunque, Chiara, sì, anch'io ho fatto queste cose qua, ma non saprei aiutarti per quanto riguarda Stream Elements, perché non ho i comandi attivi. Se no ti aiuterei volentieri. Anzi, veramente servirebbe un chiarimento anche a me su Stream Elements, per capire per quale motivo non scrive i post con scritto Stream Elements, ma con il mio nome. L'ho già fatto. In che senso che ho messo come mod?
Ciao Andre, benvenuto. Come stai? Nel senso che Stream Elements per funzionare deve essere come mod, come moderatore? Penso lo sia già in realtà. Allora, stasi. Scudo. Poi. Di nuovo la. Anzi, no, tu stasi no. Fai così, poi dopo stasi. Ok, capito, ti posso girare il link su YouTube? Sì, eventualmente sì, non qui, mandamelo magari su Telegram. Ci sono due Stream Elements, quello giusto in teoria dovrebbe essere quello con il razzo come immagine. Sì, esatto. Si salva su tutti i tiri? Dai. Aspetta, Jolie, ancora per favore. Io dico, attivo uno scudo e non me lo attiva. Cioè, vabbè. Ok, dopo gli do un'occhiata, grazie. Ok, finalmente ce l'abbiamo fatta. Ok, non c'è nulla che possiamo fare per queste persone qui, insomma, non c'è nulla da prendere. Adesso saliamo. Avendo visto Gorowoken mettere in funzione la piattaforma, sai abbastanza bene come utilizzarla da sola. Perciò solleva la piattaforma e inizia la lunga risalita verso i rami superiori di Kashyyyk. Dai, andiamo in aiuto dell'ex capo Wookie. Bene, rivediamo un attimo la mappa. Ok, il villaggio dovrebbe essere da questa parte qui. Andiamo. Ti lascio l'urk che sono al lavoro. Grazie, Andre. Grazie. Buon lavoro allora. Cosa c'è?
Grazie, sì. Serve. Guida, mi dovremmo affrettarci. Eccoci qua. Certo che è importante, ovviamente, no? Questo è Zalbar, il nostro compagno di viaggio. Ciao Seri, noi scappiamo alla prossima. Ciao! Grazie per essere passati. Grazie, a presto. Dai, dacci sotto, Zalbar. E al fianco di Freyr è un uomo d'onore. Ragazzi, non so esattamente cosa fare qui, è sempre un mezzo dubbio, insomma, cosa è più giusto. Però secondo me devi per forza combattere, parliamone, cioè una via di mezzo eventualmente. Proviamo questa strada, devi per forza combattere, parliamone. Convincili. Evita questa inutile carneficina. Ok, va bene. Hai voluto tu. E niente, allora attacchiamo. Ovviamente monti l'auto chiaro. Sì, infatti non doveva succedere, però vabbè.
I wok sono cocciuti. Che farà dei mercanti di schiavi? Che cosa farai adesso, Zalbar? Questa inquadratura un po' compenetrante. Niente. Penso che sia ora che me ne vada. Troppo. Beh, sarebbe giusto, penso. Regalo importante, ecco. Che sono un po' eccessivo, ma ok. Allora, direi che possiamo lasciare il gruppo per così com'è al momento. Punti lato chiaro guadagnati, ok. Ridiamo un po' di energia a un po' a tutti, no? Yes. Ecco. Yes. Possiamo andare. Penso che ormai su questo pianeta abbiamo fatto tutto, quindi torniamo alla nostra nave. Che si trova dove? Penso di qua. Ragazzi, ci siete ancora?
Ho saltato questo. Esatto, sì, ci siamo. È vuoto. Vabbè. Lasciato lì così. Diamo una manina a questi cuochi. C'è qualcuno qui? No. Speravo di sì. Però possiamo vedere dentro le casse adesso senza troppi problemi. C'è un miglioramento, un aumento di livello per me. Allora, facciamo aumento manuale. Allora, abilità. Abbiamo un punto abilità. Ci consiglia di metterlo zona computer. Io invece farei un'altra cosa. Invece non lo userei proprio. Per darmi un punto furtività. Perciò me lo conservo per la prossima volta. E quando mi darà un altro punto abilità, ne useremo due per la furtività. E quindi questo intanto resta così come sta. Caratteristiche. Allora, con questo livello hai ottenuto le seguenti caratteristiche. Focus di forza avanzato e sensi da cavaliere. Migliorando la loro connessione con la forza, i Jedi ottengono una maggiore sensibilità all'azione in combattimento. Questa caratteristica dà un più 4 in difesa ed è sempre attiva. Questa caratteristica sostituisce Sensi Jedi. E questo, questa caratteristica aggiunge più 2 alla classe di difficoltà per tutti i tiri salvezza contro i poteri della forza del personaggio. Questa caratteristica è sempre attiva e sostituisce il focus della forza. Ok. Quindi comunque abbiamo ancora un punto. Lui lo consiglia su difesa Jedi Suprema, che sarebbe questo. Aumenta di più 6 la deflessione dei colpi di energia. Certi oggetti possono applicare un bonus o una penalità a questa abilità. Questa funzione sostituisce il bonus dato dalla difesa Jedi avanzata. Sì, ok, ma... Io mi attiverei invece questa. E questa caratteristica riduce la penalità di attacco di un personaggio che usa un'arma a doppia lama o due armi, una per mano. Le normali penalità di meno 6, mano principale, meno 10, mano secondaria, si riducono in 0,4 per un totale di meno 6 e meno 6. L'uso di arma bilanciata nella mano secondaria può ridurre ulteriormente la penalità di attacco di 2-0 per un totale di meno 4, meno 6. Perciò proverei con questa perché se dovessi eventualmente iniziare a usare due armi,
che non sarebbe poi male, potrebbe essere una buona cosa. Come potere invece lui consiglia la guarigione. E pensavo di aver... Ah sì, ok, è lo stadio avanzato. Questo potere cura tutti i membri del gruppo entro un raggio di 15 metri. Cura 5 punti vita più 1 per ogni modificatore di carisma e saggezza e livello di forza dell'utente. Questo potere non ha effetto sui droidi. Potrebbe essere effettivamente carino, sì. Dai, lo lascio. Accetta. Ok, saliamo nella nostra nave. Dopodiché ce ne andiamo da qui. Allora, dopo aver già visto Dantooine e dopo aver visto Tatooine, ci rimangono Corriban, Manan e Yavin. Vediamo un attimo una cosa. Per un secondo. Un attimo solo. Ok, scusatemi, mi stava dando un piccolo problema anche Streamlabs. Allora, facciamo una cosa, facciamo prima Yavin, perché questa è una base che va visitata ogni tanto, perciò adesso ce ne andiamo qui. Kalonord is dead, Lord Malak. He has failed in his mission. Forgive me. The penalty for failure is death, Admiral Carath. But the failure was Kalos, not yours. You may rise. Shall I hire another bounty hunter, Lord Malak? No mere bounty hunter can stand against a Jedi. I shall not make the same mistake again. My apprentice, Darth Bandon, shall take care of our young Jedi friend. Così, a caso. Find Bastila and bring her to me, alive, if possible. As you command, Master.